Allora, Giacco, vuoi intervenire tu? Buonasera a tutte e tutti. Tanto grazie a Lucia che ha creato questo bel evento utile, anche perché si mettono a confronto diversi tipi di sapere. Quindi grazie davvero, perché è quello che ci serve ogni tanto, no? Perché altrimenti rimaniamo un po' troppo chiusi nei nostri angusti concetti teorici. Belli anche gli interventi che ho sentito, mi dispiace di non essere potuto stare con voi la mattina perché avevo una riunione prima, se sapete cosa intendo per questo. Gli interventi che ho sentito sono tutti molto interessanti, in particolare mi hanno intrigato, per le cose che studio, eccetera, alcuni concetti messi in campo, messi sul tavolo dal professor senatore, dal collega senatore. In particolare due, quello della culturalizzazione della società, anzi poi magari vorrei chiederti delle cose in un secondo momento, e poi hai fatto quel bellissimo passaggio sull'importanza della letteratura. Ecco, tu prima hai fatto un po' un elogio del nostro dipartimento, ti dico anche che è questo dipartimento, sì, che tra l'altro ha curato lei. No, ti dico anche che in questo dipartimento si studia, alcune persone studiano il rapporto tra letteratura e relazioni sociali, in particolare tra questi ci sono anche io, e riteniamo davvero che sia importante il ruolo della letteratura, perché fornisce una semantica che poi informa le stesse relazioni sociali. Noi, lo dico spesso, amiamo anche come si sono amati Paolo e Francesca, e questo lo dobbiamo a Dante, in qualche modo è arrivato a noi, non necessariamente per lettura diretta. Quindi è importante la letteratura per capire certi processi, e quando riusciamo a capire la forza della letteratura, forse riusciamo anche a incidere, chissà, su processi che qui intervenire sui quali è ritenuto assai urgente. Ora, io un po' cambio adesso il registro, perché vi parlerò di, non so, questa mattina, ma c'è un assente qui, che è il sapere scientifico. È la scienza, mi sono occupato per molto tempo assieme a Giuseppina Pellegrino, che è qui presente, non sono sostenitore delle cose che dico, semplicemente descrivo adesso alcuni processi, però segnalando alcuni nodi, segnalando alcuni problemi anche. In particolare cercherò di definire il passaggio da quella che il sociologo tedesco Ulrich Beck chiamava, perché non c'è più da qualche anno, scientifizzazione primaria, la scientifizzazione riflessiva, quella che appunto cerca di tenere insieme nel processo di produzione del sapere più saperi, cerca di far compartecipare più soggetti che non sono espressamente scienziati. Resta però un problema, anche dalle cose che ho sentito, che forse non possiamo affrontare noi, ma possiamo porlo naturalmente, che ha a che fare col contributo che la scienza può dare a queste cose. Qual è il problema? Dove sta il problema? Che la scienza oggi non può più essere separata dal suo elemento tecnico. Quello stesso elemento che va in qualche misura ad alimentare la distopia di Bogdanov, è lo stesso elemento. C'è. Io sono tra quelli che ritengono che sia un percorso in qualche modo irreversibile da governare. D'altra parte poi resta aperto il concetto della la definizione del concetto di natura. Cioè, cos'è natura? Cosa non è antropizzato? Molti degli alberi
abbiamo visto prima, hanno subito l'influenza dell'uomo, sono stati orientati, direzionati in qualche modo. Loro non sono necessariamente natura priva d'uomo. Quindi anche qui si aprono dei nodi, dei problemi che, con i quali forse dobbiamo convivere per affrontarli. La natura non è retta da un libro che si può leggere con la ragione, con, scritto con il linguaggio della geometria e della matematica, come diceva uno dei primi tra gli scienziati propriamente detti, cioè Galileo Galilei. Intanto io qualche anno fa uscì con un libretto che per Carocci, che si intitola Sapere scientifico e modernità, dove comincia a riflettere su un elemento che è un passaggio, io sono sociologo, da una sociologia per la scienza, quella di continua memoria, positivista, eccetera, cioè una sociologia che opera in qualche misura per spianare il campo e permettere, facilitare l'avvento dell'epoca positiva, dello stadio positivo. Ovviamente per una serie di prese di coscienza, per una serie di problemi, per una serie di catastrofi indotte in qualche modo dalla stessa pratica scientifica e tecnica. Questo matrimonio tra la scienza e tecnica è importante per capire il capitalismo e per capire tutto quello che è stato messo in evidenza. Beh, in qualche modo ha trasformato la scienza stessa in maniera profonda, ha trasformato soprattutto la coscienza di andare a studiarla, di prendersene cura anche da parte di chi non è scienziato. Nasce la sociologia della scienza, prima con me, aspramente criticato, e poi gli studi di laboratorio, Latour, Knorr e Pinard, e tanti altri. Dalla sociologia per la scienza, sociologia della scienza. Questo coincide anche con un passaggio fondamentale, graduale, tra una scienza che tanti definiscono, che io ho amato ridefinire, la scienza del periodo aureo, no? Una scienza alla quale ci si affidava. Era l'Ottocento, era l'epoca, la prima metà avanzata dell'Ottocento, per tutta poi la seconda metà, fino ad arrivare alle grandi esposizioni universali. Immaginate la Torre Eiffel, questo scheletro d'acciaio che ricorda l'Industria, mi ricorda sempre il preliccio dell'Enel, della vecchia Enel, un po' più fastoso naturalmente, la quale però che però teneva insieme un sogno importante, lo rendeva concreto, no? Da lì nel 1898 viene lanciato il primo segnale, che riesce a segnare radio naturalmente, che riesce ad avvolgere tutto il globo. Caspita, questo è importante, cioè, la scienza era lasciata fare per questo, per non parlare di tutte le scoperte che hanno permesso, poi applicate alla medicina, eccetera, di sconfiggere le più tremende malattie, quelle date dai batteri, quelle date dai virali, tutte queste cose. Beh, allora c'era un patto: noi scienziati facciamo quello che vogliamo nei nostri laboratori. Si presentavano un po' come dei sacerdoti in camice bianco, all'esterno invece la gente applaudiva. Parliamo della vecchia Europa, prevalentemente applaudiva questa pratica di costruzione del sapere che aveva delle implicazioni sulla vita di tutti. Pensate a quanto i tanto vituperati oggi, anche da parte mia naturalmente, fertilizzanti chimici hanno decuplicato, se non centuplicato, la produttività della terra. E questo ha permesso lo sviluppo demografico, ha permesso che si parte innanzitutto della possibilità di da mangiare a tutti. Già con la prima guerra mondiale, in qualche modo, però, la scienza mutata alla vita, un principio ancora positivo e kantiano,
di una scienza che è disponibile per tutta l'umanità, beh, si passa ad una scienza un po' diversa. Una scienza che non guarda più all'umanità, ma guarda ai popoli, ai popoli che deve difendere dagli altri popoli. È la scienza della guerra. I laboratori scientifici, chimici, che negli anni della fine della Grande Guerra producevano il fosgene e il disfosgene, i gas nervini. La scienza che quindi può produrre morte. Vado veloce qui, ma ci si potrebbe soffermare tantissimo. Poi la scienza degli errori, la scienza degli effetti imprevisti, la scienza che pur essendo orientata alla vita produce morte, nucleare, la crisi ambientale, eccetera, eccetera, eccetera. Però attenzione, perché c'è sempre l'uso politico della scienza, l'uso economico della scienza, l'uso mercantile della scienza. Naturalmente il progetto Manhattan è riuscito a trasformare una delle pagine più belle della scienza, quella cominciata da Becquerel, proseguita con Maria Slodowska, impropriamente ricordata come Curie, e hanno trasformato quella bellezza, perché la scienza è bellezza, io sono innamorato della scienza da sociologo, ma è una cosa puramente estetica, trasformata in macchina di morte, la più tremenda tra le macchine di morte. È un momento che, come produce, da un lato sollecita le scienze sociali a studiare la scienza, si passa da sociologia per la scienza a sociologia della scienza, appunto Merton scrive la sua tesi di dottorato su questi temi proprio negli anni 30, siamo nel bel mezzo di questa riconversione dell'attitudine verso la scienza. Nasce gradualmente anche una nuova ansia di partecipazione pubblica, una richiesta di informazione, soprattutto dopo la seconda guerra, una richiesta di informazione scientifica e anche una maggiore consapevolezza da parte del governo di dare sempre più informazioni, secondo naturalmente quello che però è un modello top down. È il momento della nascita della grande divulgazione scientifica, la BBC, dei grandi divulgatori scientifici che avevano il nome di Richard Attenborough, pianeta vivente, eccetera, e altri prima di lui. In Italia abbiamo avuto il grande, lo dico, pur nei limiti di questo approccio, Piero Angela, ma anche ancora prima uno scienziato che fa divulgazione, che Danilo Mainardi, per esempio, no? Nel suo campo naturalmente, che è quello dell'etologia e così via. Però maturano competenze, matura una nuova sensibilità, cioè in qualche modo dobbiamo fare sapere quello che succede dentro i laboratori, certo, sempre in un modo che è edulcorato, edulcorato perché non si presenta l'errore, non si presenta l'attività, si presenta l'articolo, tra virgolette, che è una riscrittura, e qui sono molto d'accordo con i miei colleghi che fanno gli studi di laboratorio, una riscrittura canonica del metodo della scienza rispetto a una cogenza che è accaduta all'interno di un laboratorio. Ma se casca una provetta, come dice Bourdieu, nessuno ve lo viene a raccontare. La scienza è fatta anche di imprevisti, in realtà la scienza è fatta soprattutto di controversie. Ecco, per molto tempo le controversie sono rimaste chiuse all'interno del mondo dei laboratori, all'interno di un mondo molto chiuso, litigioso all'interno, ma chiuso, capace di presentarsi all'esterno in un modo molto serafico, rassicurante. Ecco, questo non ha retto, anche questo piano piano non ha retto. Io ipotizzo in quel libretto, appunto, perché gli stessi scienziati vanno incontro ad una crisi. Una crisi che vede la proliferazione, che è indotta dalla stessa evoluzione della scienza. Una crisi che li vede sempre più trasformarsi da scienziati a tutto tondo, olistici, alla Becquerel, alla Einstein per esempio, che però era un fisico teorico, alla Maria Slodowska, cioè scienziati il cui nome coincide con la loro ricerca, alle grandi imprese scientifiche,
alle grandi squadre, alla grande equipe. Pensate che erano circa 27.000 gli scienziati impiegati nel progetto Manhattan. Una sorta di burocratizzazione, divisione del lavoro, capi che diventano sempre di più, capi ricerca che diventano sempre di più dei manager della ricerca. Intorno agli anni 50 l'inventore del ciclotrone prende il premio Nobel. Io sono andato a studiare chi fosse, che profilo avesse. Era uno un po' screditato nella comunità scientifica perché sapeva poco di matematica, la fisica sì, la masticava, eccetera, ma era soprattutto un grande manager, sapeva far lavorare le persone. È una trasformazione grande. Lo scienziato non ha più contezza del tutto al quale sta lavorando. Tanto io ho fatto una ricerca anche qui tra i fisici, eccetera, loro mi dicevano spesso, anche tra fisici, ma specializzati, non parliamo lo stesso linguaggio, però tutte quelle competenze servono nel grande percorso, nel grande processo. Ecco, tutto questo ha un po' trasformato la scienza anche da lì dentro, per non parlare poi dalla dipendenza da macchine. Se tu, come abbiamo qui, un bellissimo acceleratore di particelle, che materia si chiama, che abbiamo visitato tante volte, e che riesce a scansionare gli oggetti andando all'interno, per esempio, di quegli involucri che contengono i manoscritti che stanno a Pompei, che non possono essere aperti perché altrimenti diventano polvere, da loro bombardando di raggi X, riescono a srotolarli e leggerli virtualmente. Caspita, ma come funziona quella roba lì? Quanti scienziati che ci lavorano sanno come funziona quella roba lì? Sempre di meno. È una tendenza irreversibile. Ecco, tutto questo trasforma la scienza e, insieme alle altre crisi di cui vi ho detto, trasforma anche un po', o meglio, mina quella intesa che c'è insieme alla scienza. La scienza diventa sempre più affare pubblico. Ecco allora che succede, questo già intorno agli anni 50, 60, gli anni 70 in particolare, che le grandi contese della scienza diventano oggetto di dibattito pubblico. La scienza si trasforma anche perché i conflitti tra scienziati diventano dibattito pubblico. Si pensa al nucleare. Beh, è un referendum. Cioè la gente ha voluto intervenire su quel caso. Lo scienziato si pone anche il problema di raccogliere consenso. Questo è un problema per la vecchia scienza, un po' meno per noi, un po' meno per i non scienziati. Pensate anche ai diverbi scientifici, alle contese scientifiche sul buco dell'ozono, di cui adesso non si parla quasi più, perché pare si sia un po' riparato. In realtà si è trasformato il problema. Il gas serra agisce in un altro modo. Ma pensate oggi, per esempio, ai vaccini. Tutti i dilemmi sui vaccini, al cambiamento climatico che in qualche modo un po' qua ci raccoglie, no? La gente partecipa. Non vuole solo sapere di più, vuole incidere. Perché si è finalmente capito che ne dica Burioni, secondo me non ha capito nulla di quello che sta succedendo, la scienza può essere democratica. E come si può essere democratica? La scienza può essere democratica per un motivo molto specifico, perché una cosa è il metodo della scienza, bene, sì, come c'è il metodo del medico, del chirurgo, eccetera, lì soltanto le persone che sanno praticarlo nel modo migliore possono praticarlo, persone che hanno anni di addestramento, bene. Ma poi c'è un ambito del processo che porta alla produzione del sapere scientifico, del processo di produzione scientifica, che non hanno nulla a che fare col metodo. Parlo della direzione della scienza, per esempio. Chi decide su che cosa bisogna investire? A fine del 600 nasce la Royal Society. La Royal Society è il primo
tentativo da parte della scienza di dire noi finanziamenti ci siamo noi. Li dà la politica, li dà la corona in quel caso, ma poi decidiamo noi dove allocarli. Decide... Oggi si è chiuso un cerchio. La scienza è sempre più negoziabile, negoziata. La scienza, e parliamo soprattutto delle grandi imprese scientifiche, alcune eccezioni possono essere fatte per la ricerca cosiddetta pura, per la ricerca teorica, naturalmente, ma per le grandi imprese scientifiche, siccome hanno un grande impatto sull'economia, sull'ambiente, eccetera, devono essere, queste realtà devono essere negoziate. Negoziate con la gente. E allora sempre di più, non sempre gli inglesi a capirlo, capirlo in anticipo. Gli inglesi sono stati i primi a fare vera divulgazione scientifica, top down, la vecchia. Bellissima quelle cose, nulla, è stata una bella fase. Ma gli inglesi sono stati i primi a capire che la scienza può essere non semplicemente divulgata, può essere comunicata attraverso processi di partecipazione. Per esempio, tutte le decisioni pubbliche che coinvolgono questioni che hanno a che fare con la tecnoscienza prevedono la consultazione, la creazione di gruppi di incontro tra scienziati, politici, imprenditori e popolazioni. Tutti messi sullo stesso piano. È una compartecipazione, la comunicazione diventa compartecipazione, sensibilizzazione, soprattutto crescita, crescita reciproca. E c'è poi un altro punto che segna questa trasformazione. Cioè la presa di coscienza sempre più intensa anche da parte degli scienziati del fatto che la ricerca scientifica può dare il meglio di sé soltanto quando riesce a fare proprio il sapere altrui, soltanto quando riesce in qualche modo a arricchirsi, riarticolarsi attraverso saperi che nulla hanno a che fare con il metodo. Sono i saperi tradizionali, cosiddetti tradizionali, perché i saperi si rinnovano continuamente, sono i saperi cosiddetti eretici, sono saperi altri, sono i saperi locali, sono i saperi dell'artigiano, che conosce certi risvolti di quello che, con cui opera, a cui lo scienziato non può accedere. Nel 1996, quando un sociologo inglese che si chiama Brian Wynne, che tra l'altro è stato anche qui, l'ho invitato io qualche anno fa, quando si dottorava una persona che io seguivo, e Brian Wynne nel 1996 scrive un testo bellissimo che si intitola Men Should Safely Graze, cioè possono le pecore brucare, pascolare in maniera sana, in maniera salutare. La questione era relativa ad una certa osservazione di fatti che erano accaduti in una contea inglese dell'Ovest, la Cumbria, dove ci sono le pecore particolarmente belle per la produzione della lana, eccetera, e l'anno dei fatti è quello di Chernobyl. A ridosso dell'esplosione del reattore, vi ricorderete, io ricordo bene perché ero uno studente liceale che andava in gita cercando di, con un pullman che si informava sempre dov'è la nuvola, vi ricordate? Chi si ricorda? Cioè, dov'è la nuvola? Dove sta arrivando? C'erano continui bollettini che ci dicevano dove
stesse per arrivare questa nuvola che faceva, che terrorizzava tutti, e gradualmente questa nuvola arrivò in Inghilterra, arrivò sulla Cumbria. Naturalmente le popolazioni furono allertate, eccetera, arrivarono gli scienziati, fecero i loro carotaggi, fecero le loro indagini con i loro sistemi, bla bla bla, seguendo uno schema di rilevazione statistico, e dopo un paio di settimane di ricerca, diciamo, qui non ci sono particolari problemi, si sta disperdendo. In realtà le pecore continuavano a morire, c'erano dei problemi gravi, si registravano, gli scienziati locali vedevano che i livelli erano piuttosto elevati. I pastori sapevano perché in certe aree c'era un addensamento di radiazioni assorbite dalle piante, in altre aree no. Perché? Perché conoscevano il territorio, conoscevano le piante che mangiavano le loro pecore, conoscevano il tipo di radicamento, la profondità delle radici, conoscevano i pendii e tutto quanto, eccetera. Disse: no, guardate, qui non ci... i fatti non possono essere quelli descritti. Arrivarono di nuovo gli scienziati con maggiore apertura di testa, una maggiore apertura di testa che gli faceva dire: guardate, adesso mettiamoci insieme. Scienziati e pastori si sono messi insieme, hanno elaborato un modello, naturalmente gli scienziati, ma anche usando le competenze dei pastori, per valutare quello che stava succedendo. Effettivamente i livelli erano ben più elevati e attraverso le pecore si spostavano poi, no? Perché in qualche modo assorbivano anche loro. L'ho detta probabilmente malamente, ma il senso è questo, di quello che stava succedendo. Sono esempi di ricerca partecipata. Una cosa simile abbiamo avuta anche, per esempio, negli Stati Uniti, a Love Canal, non so chi lo ricorda, nel 1976, quando le donne contaminate si misero, reclamarono ascolto presso gli scienziati, perché portavano il sapere di chi viveva quotidianamente quella zona devastata da un incidente, una grande realtà industriale che provocò il rilascio di arsenico. Stessa cosa successe a Manfredonia, Puglia, 1976, un disastro di cui non ci si ricorda più. Bene, ancora oggi ci sono comitati di cittadini che pretendono di essere ascoltati dagli scienziati per bonificare quel contesto. E si fanno team di ricerca allargati. Oggi è persino l'Europa, sono le istituzioni europee a istituzionalizzare in qualche modo quello che è RRI, cioè la ricerca e innovazione responsabili. Ricerca e innovazione responsabili è la etichetta, e l'etichetta in qualche modo istituzionalizzata di quella che Ulrich Beck chiamava scientifizzazione riflessiva, cioè una scienza che non può prescindere dai saperi altri, nei termini di una nuova alleanza. E allora si parla sempre di più di extender peer community e scienza, e la scienza viene definita post-normale. In che termini parliamo di scienza post-normale? Una scienza che opera in un contesto in cui i fatti sono incerti. Per gli stessi scienziati, ricordate quello che vi avevo detto per la competenza del singolo scienziato rispetto a tutto il processo, alla dipendenza dalle macchine. C'è il ciclotrone, devi usarlo, punto, anche se la tua verve scientifica ti porterebbe altrove se non ci fosse il... devi usarlo, è burocratizzato. Mi raccontavano degli scienziati che andavano al CERN di Ginevra, eccetera, ogni anno andiamo con la nostra cassettina d'attrezzi al CERN di Ginevra, imputiamo le cose che dobbiamo imputare e poi la grande macchina ci dà il risultato. Il CERN, cioè l'acceleratore di particelle che c'è al CERN,
è per loro una specie di scatola nera oppure opaca. Quindi di fronte a tutto questo abbiamo la scienza post-normale, fatti incerti, decisioni urgenti, caspita, le poste in gioco sono elevate, i valori sono contrastanti, i diverbi scientifici. Siamo distanti di migliaia di miglia da quell'applicazione top-down di una pratica scientifica, il metodo si applica indipendentemente dal contesto in cui tu lo applichi. Questo, guardate, vale anche per la comunicazione, sempre più. Proprio domani andrò a parlare al rettorato con questi della comunicazione. È stata fatta una comunicazione col gruppo GEDI, insomma, quindi Repubblica, la stampa, eccetera, per fare sperimentazione comunicativa oltre che migliorare l'immagine dell'università all'esterno. E io sto proponendo, l'ho già fatto la volta scorsa, la costituzione di gruppi, di focus group di comunicazione in cui esperti parlano con la gente che è portatrice di paure, ansie, ma anche di saperi su temi rilevanti. Si fa comunicazione così, cioè la comunicazione non deve essere intesa semplicemente come una veicolazione di contenuti. La comunicazione è un processo di conoscenza in cui il sapere di chi parla e di chi ascolta vengono riarticolati, perché sono saperi, perché sono relazioni, quindi dinamiche, quindi reciproche. E il mio sogno, spero realizzabile, è quello di fare focus group, per esempio, sul coronavirus, con medici di base, con ricercatori, con gente comune e così via, per trasformare anche il ruolo della scienza, che deve riarticolarsi insieme ad altri saperi. La comunicazione può essere molto utile, ma in Italia continuiamo ad avere i burioni, che invece è dannoso la scienza stessa, che allontana le persone dalla scienza. Io ricordo che l'anno scorso, 2 anni fa, partecipai a Milano ad un incontro tra sociologi e scienziati sul tema delle fake news. Beh, gli scienziati erano irrigiditi nelle loro posizioni, dicendo solo noi possiamo dire certe cose, vaccini, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte c'erano invece alcuni sociologi, Ca' Foscari in particolare, che sta facendo una bellissima sperimentazione sulla comunicazione della scienza, si chiama, se fosse stata più Olimpia, adesso è andata via, se lo ricorderete, Quattro Ciocchi. È stato duramente criticato dagli scienziati, che dice le fake news non si combattono soltanto col sapere scientifico, si combattono soltanto con le operazioni dei banchi. No, il sapere scientifico può essere tradotto semplicemente attraverso negoziazione anche della conoscenza, partecipazione. Perché pensate a quello che è successo con i vaccini. È vero che i vaccini hanno una loro intrinseca ragione scientifica per esistere, questo non la mette in discussione nessuno, ma ci sono delle pratiche, degli usi che non sono definite dal sapere scientifico, però vengono tradotti come indiscutibilmente scientifici. Per esempio il fatto se vaccinare per 11 malattie oppure no. Molte mamme, per esempio, ecco il sapere delle mamme qui è importantissimo, hanno cominciato a sperimentare, a contrastare questa cosa qui, perché porta anche ai pericoli, cioè la scienza stessa oggi si sta rendendo conto. Si sta rendendo conto che attraverso il sapere quotidiano che certe pratiche possono essere dannose. Non l'ha detto nessuno questo, ma la scienza sta facendo questo. Ecco, forse sta rientrando Olimpia, forse qualcosa... Olimpia, stavo parlando della questione dei vaccini. Ricordi l'anno scorso, 2 anni fa, quando siamo stati a quell'incontro tra scienziati e divulgatori, il gruppo di Ca' Foscari, Quattro Ciocchi, eccetera, per quella chiusura estrema, no? E c'era anche, allora il tema era quello dei vaccini.
è come la scienza gradualmente abbia recepito le indicazioni che venivano dalla vita quotidiana, per esempio dalle madri, eccetera. Oggi la cosa di fare le 11 vaccinazioni è messa in discussione, è oggetto di controversie scientifiche. Questo fa parte di quella scientifizzazione riflessiva di cui parlava negli anni 90 il grande Ulrich Beck. Beh, avrei finito qui, ma... Stavo dicendo, molto interessante e utile ovviamente a questa giornata, perché ci mette in evidenza il fatto che scienza e tradizione possono parlare.